Rieccoci a Lodi, una città in festa. Continueremo a parlare degli 850 anni, ma soprattutto del Natale. E come vedrete, presepi, alberi di Natale e tradizione saranno i veri protagonisti. E poi ci sarà anche lei. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows if you've been bad or good, so be good. Oltre 10.000 spettatori, 600 abbonati, 38 rappresentazioni, senza contare il teatro dei ragazzi che da solo ha coinvolto oltre 9.000 giovani. Questo è il Teatro alle Vigne qui a Lodi. Little tin horns, little toy drums, rooty toot toots and rummy tum tums. Santa Claus is coming to town. E scopriamo la stagione 2008-2009 del Teatro alle Vigne insieme all'assessore alla cultura Andrea Ferrari. Cosa offre il teatro? Una stagione con cui Lodi vuole far rinnamorare i cittadini, la città, il territorio del proprio teatro. Abbiamo proposto una stagione che è tripartita, una stagione di prosa tradizionale per il pubblico più appassionato con le grandi spettacoli classici, Shakespeare e quant'altro, e poi una stagione brillante, più adatta a un pubblico che vuole conoscere per la prima volta il teatro, quindi una prosa più brillante, capace di attirare il nuovo pubblico al Teatro alle Vigne. Non vogliamo però dimenticare un pubblico che gradisce invece lo spettacolo, gli spettacoli di genere più cabaret, un cabaret però intelligente, un cabaret d'autore, quindi grandi autori di cabaret che saliranno sul palco del Teatro alle Vigne, da Cocchi e Renato in avanti, serviranno proprio a far divertire il pubblico, ma anche a far riflettere sulle grandi questioni dei nostri tempi. Alessandro Bergonzoni è l'esempio, uno spettacolo di punta della stagione che servirà proprio a far riflettere con le sue acute osservazioni su quanto accade intorno a noi. Un teatro però che non vuole scordare i più giovani, il vero patrimonio, l'investimento più forte su cui stiamo puntando, e quindi appuntamenti la domenica pomeriggio con i burattini e il teatro per le famiglie, un antidoto vero e proprio a chi magari preferisce stare a casa, quello l'invito a venire a teatro, a riscoprire la socialità, il piacere di stare insieme. E poi la mattina tanti spettacoli per i ragazzi che vanno alle scuole, quest'anno raggiungeremo un obiettivo straordinario, quasi 9.000 ragazzi delle scuole verranno in questa sala ad ascoltare e a vedere gli spettacoli. Tra pochi giorni qui a Lodi un grande evento però. Sì, un evento con cui vogliamo chiudere questi festeggiamenti dell'850esimo anno di fondazione della città. Elio e le Storie Tese sarà il grande gruppo, il grande concerto che attirerà, credo, pubblico di ogni età. Quindi il 31 dicembre tutti qui a Lodi a festeggiare, giusto? Sicuramente, l'invito è quello di portare una bottiglia di spumante, possibilmente italiana, in piazza, a festeggiare con Elio, e quello che avverrà, avverrà. Quindi siamo invitati anche noi? Certamente, senza telecamera. It's beginning to look a lot like... Buon Natale! Take a look in the 5 and 10, beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Parliamo ora di tradizione con l'assessore Giuliana Cominetti. Una tradizione tipica lodigiana, la festa di Santa Lucia. Cosa succede? Succede che l'8 di dicembre ci si sveglia e si trova la piazza praticamente piena di bancarelle. Bancarelle di ogni tipo, dai dolci ai giochi, dai prodotti etnici. E i bambini cominciano a prepararsi, a preparare la letterina che verrà inviata a Santa Lucia. C'è in Duomo una cappella, all'interno di questa cappella è possibile depositare la letterina con tutti i desideri, sperando che poi nella notte del 12 che va nel 13, che è il giorno di Santa Lucia, questi desideri vengano soddisfatti e realizzati. Ma è vero che preparano anche il fieno alla sera? Sì, la sera prima di andare a letto i bambini preparano il fieno per l'asinello e il caffè per Santa Lucia, perché sia la santa che l'asinello durante la notte devono fare tante consegne e perciò hanno tanto lavoro.
e questo fieno e il caffè servono sia per Santa Lucia che per l'asinello per riprendere un po' le forze e continuare il lavoro di consegna dei giochi. Poi i bambini, quando si svegliano la mattina, trovano tutti i loro giochi, tutto quanto hanno richiesto alla Santa lo trovano insieme ai dolci sul tavolo di casa. Ma possono parlare anche direttamente con lei? Sì, perché c'è un filo diretto. Sotto i portici del Broletto ci sono i ragazzi, gli scout, che hanno ricostruito un po' un'ambientazione dove è possibile, c'è un telefono, i bambini arrivano, chiamano Santa Lucia e fanno le loro richieste. Ai bambini buoni queste richieste verranno soddisfatte, a quelli un po' meno buoni, un po' birbantelli, invece dei doni si ritroveranno il carbone. E per i bambini meno fortunati? E per i bambini meno fortunati c'è anche un pensierino di solidarietà, perché è giusto che quelli più fortunati si ricordino anche dei bambini, purtroppo, che magari non si svegliano e non hanno la fortuna di trovare una casa con tante sorprese. In Duomo è possibile portare dei giochi e questi giochi poi verranno distribuiti il giorno di Santa Lucia a questi bambini meno fortunati. When you're away, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa. Assessore, mi mancano gli ultimi regali di Natale, lei mi consiglia Lodi per gli acquisti? Qui li troverà senz'altro, ci sono dei negozi bellissimi che si sono preparati per le feste, con tante sorprese e tante cose bellissime. Poi nei giorni feriali c'è anche il mercato e nei prossimi giorni ci saranno anche delle casette in legno in Piazza Castello che venderanno prodotti tipici del territorio e molto particolari, perciò ce n'è per tutti i gusti e lei riuscirà senz'altro a realizzare i suoi desideri. Sa cosa le dico allora? Mi scatenerò in uno shopping sfrenato. Seguitemi. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. E per brindare al nuovo anno rimaniamo in tema, che ne dite? Ma non posso certo festeggiare da sola, guardate un po'. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata speciale, tutta dedicata al Natale, dedicata alla meravigliosa Lodi. E Sindaco, coglie l'occasione per fare gli auguri? Sì, gli auguri a tutti i miei concittadini, auguri a tutti i telespettatori e penso che possiamo brindare con la bottiglia che è stata dedicata agli 850 anni della città. Mi sembra un'ottima idea. Quindi io ringrazio tutta la troupe del Gonfalone, ringrazio Tele Lombardia, ringrazio voi telespettatori a casa e tutta Lodi. Siete stati meravigliosi e vi auguro un anno, un 2009 meraviglioso e fantastico. Si brinda. Auguri. A voi. Jingle bells, jingle all the way.